Per le interviste di Rock Rebel Magazine siamo qua con i Raxt, nelle persone di Stefano Galeano e Matt Bernardi. Allora, ciao ragazzi, partiamo subito. Per chi non ha, conosce ancora i Raxt, raccontateci un po' della genesi della band, come è nata, sì, e tutto quello che vi sentite di dire. La band è nata nel 2016 da una iniziativa, diciamo mia, dell'esigenza di voler rispolverare un po' di sano hard rock anni 80 che non sentivo più da tempo, e quindi ho avuto la voglia di rincominciare un percorso che avevo interrotto molti anni prima, e per far questo ho dovuto cercare prima sulla piazza i musicisti che più si adicevano a questo tipo di progetto, e ho iniziato subito a collaborare con Steve Vauamas, che è anche il bassista dei Master Castle nonché degli Atlantis, poi con Matt Bernardi, che milita nei Purple Snake. Militava. Purple Snake, e ci siamo incontrati per puro caso durante una loro serata a Genova. Sì. E da lì è nata l'idea di far cantare questi miei pezzi a lui. Per cui poi niente, sai come funzionano queste cose. Inizi con un pezzo, vedi che funziona, inizi a girare, provi col secondo, poi vedi che le cose cominciano veramente a funzionare bene, allora abbiamo deciso di fare un album. Nel giro di, vorrei dire, sei mesi, senza esagerare, abbiamo fatto uscire il primo disco, che si chiamava Behind the Masquerade, che è stato ben accolto dalla critica, e dopo un anno abbiamo fatto uscire Running Out of Time, che è uscito il 27 ottobre nel 2017. Esatto. Quindi questa, siamo una band benché formata da persone con una certa esperienza e che hanno fatto tanto nel passato, però siamo una band nuova sulla piazza. Certamente. Appunto dicevi dei due album usciti in un lasso di tempo molto breve. A tuo parere, quali sono le maggiori differenze che ci sono tra Behind the Masquerade e Running Out of Time? Rispondo prima io, poi voglio anche la tua opinione, perché non ci siamo neanche quasi mai confrontati. Non abbiamo mai parlato. Il primo disco è un po' più ragionato, perché ho avuto più tempo per prepararlo, e quindi quando siamo entrati in studio poi i pezzi erano già praticamente quasi tutti fatti e più elaborati. Il secondo è più istintivo, è più... Più diretto, secondo il mio punto di vista. E i pezzi sono anche molto più diretti del primo, e forse anche un po' più rock. Quando dico rock intendo dire quell'hard rock tedesco che a me piace molto. Sì, nel primo disco effettivamente abbiamo ragionato e puntato l'occhio in varie sonorità diverse, anche proprio di ritmica, mentre questo era più mirato. E secondo me il primo disco è stato un po' un sunto di tutti i musicisti, comunque io ho messo il mio senza conoscere loro e viceversa, comunque alla fine c'è stato un po' uno stupore di riuscire a lavorare insieme, però tutti mettendoci qualcosa così di quello che ci veniva. Il secondo disco invece, secondo me, Stefano sapeva già cosa aspettarsi dal mio modo di cantare, e io sapevo già cosa lui voleva da me, per cui è venuto un lavoro più incastrato da questo punto, e forse per quello anche il fatto che i pezzi siano così diretti è anche dovuto a un imprinting ben definito che ci siamo dati rispetto al primo disco. Tutto qua. Tra l'altro porrei l'attenzione su due canzoni del vostro ultimo album che sono molto belle, che sono In The Name of Freedom e Heaven on Hell. Fa piacere che ti sia piaciuta In The Name of Freedom, molto. E cosa ha ispirato la musica e cosa ha ispirato i testi di queste canzoni? In The Name of Freedom, sono un amante degli indiani d'America. E già nel primo disco avevo detto a lui che avevo una mezza idea di buttare giù un qualcosa che potesse celebrare in un certo senso quelli che secondo il mio punto di vista sono stati un grande popolo.
E quindi mi è venuta l'idea di scrivere questa canzone e anche a livello musicale di entrare un attimino dentro la loro filosofia, e quindi mi sono un po' calato nella parte e abbiamo scritto questa canzone, che è stata poi interpretata in maniera magistrale da lui. C'è voluto, non è stato facilissimo. È stato uno dei pezzi più difficili del disco. Sì. Perché quando c'è da picchiare siamo capaci tutti, ma quando dobbiamo cercare di calibrare un pochettino di più le cose e fare dei pezzi un po' più d'atmosfera, insomma. Sì, si muove anche su tonalità vocali, per quello che riguarda la voce, molto più posate, dove hai dei momenti di picchio, di pathos, e poi momenti di discesa, per cui è un pezzo molto più ragionato rispetto a pezzi come può essere per esempio Running Out of Time, dove è molto incalzante, o Every Time Everywhere, che è nato in maniera molto istintiva, tra l'altro, specialmente il ritornello. Heaven or Hell invece puoi presentarlo tu. Ma Heaven or Hell è un pezzo che anche lì ci ha fatto tribolare tanto, anche nella post-produzione, diciamo, anche per il videoclip che è uscito, che è stata una mia malsana idea, un'esperienza molto, molto, diciamo, lunga da portare a termine. Comunque è stato faticoso, anche se alla fine siamo molto contenti del risultato. Per quello che riguarda la canzone, anche lì si era partiti con l'idea di farla solo piano e voce, doveva essere una ballad piano e voce. Scusa, ti interrompo. Prego, prego, figurati. Perché è nata dalla mia chitarra. Mi sono svegliato una mattina e avevo questa cosa qua in testa e l'ho tirata giù. E all'inizio volevo solo farla con la chitarra. E invece poi un bel giorno ho detto a lui: io qua ci sento più forte, perché secondo me è più d'atmosfera, e anche per cambiare un po' abbiamo azzardato questa idea, e quindi è venuta fuori, sì, col pianoforte. Insomma, mi hanno mandato il file a casa, dove io avevo cantato delle parti della canzone, e mi hanno mandato il file a casa, che a un certo punto sento tutta la parte strumentale che non conoscevo, con la voce sopra, che ho detto: ferma un attimo, ripartiamo, la ricanto, e alla fine ci ho messo sopra anche tutto il crescendo che c'è poi alla fine, che comunque deriva molto da pezzi, a mio avviso, almeno io personalmente mi sono ispirato a classiconi come può essere uno Stairway to Heaven o un Sailing Ships degli Whitesnake, dove comunque è un pezzo che... Sì, ecco, quello che voglio dire, e questo devo dirlo, dovevo forse dirlo prima, noi non inventiamo nulla. Sì, questo è in una maniera palese, e non vogliamo assolutamente passare per quelli che arrivano con le idee nuove, l'innovazione. No, noi se facciamo una cosa torniamo indietro, secondo il mio punto di vista, cercando di utilizzare delle sonorità un pochettino più moderne. E metterci la personalità che si spera di riuscire ad avere e a trasmettere all'interno. Beh, anche quello che perché conta poi è la canzone in se stessa, più che altro. Sì. Ci deve essere un contenuto dentro la canzone, sia a livello musicale che a livello di testi, che anche se si rifà a sonorità già scritte, no, comunque deve vivere di luce propria per quanto viene composto. Ecco, cerchiamo di non essere banali, ecco. Quindi curiamo molto tutto, il lavoro è curato, questo non possiamo dire che non sia... Io mi sono sempre limitato a metterci ciò che a me è sempre piaciuto ascoltare dai vari cantantoni che mi hanno sempre, come dire, in qualche maniera influenzato. David Coverdale, Dio, vabbè, ultimamente anche gli Orlando. Adesso lo dicono tutti, se ti ci metti anche te a ridirlo. Che mi hanno detto. Effettivamente, anche nella recensione l'abbiamo detto, cioè hai una voce che si pone in un range che va tra David Coverdale, la potenza di Orlande e anche a volte la liricità che comunque aveva Ronnie James. Sì, diciamo, cioè, che ti ringrazio per questi piccoli paragoni che sono, cioè, stiamo parlando di mostri sacri, per cui lo prendo veramente come un complimento enorme e cerco di avvicinarmi il più possibile a quei cantanti che per me sono sempre stati, diciamo, i pilastri saldi dell'hard rock, per cui è quello che ho sempre sentito, ma anche prima stesso Dylan, Robert Plant, insomma tutto quello che riguarda il rock degli anni 70, il blues, per cui alla fine cerco di metterci quello perché è la mia radice, è quello che so fare, non mi sto a arrampicare in evoluzioni particolari o cose che escano da quello che per me è canonico, e se il risultato poi con tutto il resto riesce a amalgamarsi e riusciamo ad avere un risultato comunque valido
che piace, ben venga, anche se è roba trita o vecchia, però perché no? Cioè, perché no? E sempre parlando delle canzoni di Running Out of Time, quali canzoni sono state più facili da comporre e quali invece vi hanno portato via più tempo? Ma noi abbiamo un rapporto strano io e Stefano quando componiamo, perché possiamo, per esempio, come dicevi bene, possiamo incagliarci magari in una stupidaggine e poi risolverla in un secondo, e oppure avere dei pezzi che nascono e vengono a una velocità incredibile. Every Time Everywhere, se non mi ricordo male, tutta la parte del ritornello è stata buttata giù alla prima take, ho provato a cantarci qualcosa sopra e quello è rimasto invece sulla struttura del pezzo, per dire, era stata modificata. Sì, diciamo che sulla struttura a livello musicale ci lavoro un pochettino di più, nel senso che non mi faccio mai andare bene alla prima, e con Steve in studio cerchiamo sempre di non fermarci, ecco, la prima fermata, ma lavorare un po' di più le varie parti. Mentre invece sul discorso delle melodie vocali, ormai abbiamo raggiunto una specie di alchimia strana, e quello che penso io di fare, poi lui lo fa. Quindi, cioè, non so, le cose vengono abbastanza lavoriamo bene. Anche perché riesco comunque a interpretare abbastanza bene, manda a volte dei file vocali con delle idee melodiche sue, riesco poi ovviamente a in qualche misura a prenderle, a capire il senso di quello che vuol fare. Normalmente partiamo da lì, perché è sicuro che è difficile riuscire a interpretarlo, non vorrei farti sentire. No, perché tirando giù la canzone con la chitarra è ovvio che io mi aiuto e cerco di inventare delle cose, poi è ovvio che lui le deve tradurre, le deve espandere, le deve lavorare, le deve... E poi questo è un lavoro, sì, beh, di... È il mio lavoro. Un lavoro di team. Esatto. Però funziona tutto bene. Tra l'altro volevo spendere una parola anche per Steve, perché comunque cioè il lavoro di pre-produzione, prima che i pezzi arrivino a me, per metterci sopra la voce e tutto, viene fatto da Stefano e Steve, è un lavoro comunque nel quale si dedica veramente tanto. Dedichiamo veramente tanto tempo. Comunque si sente negli album, che sono comunque registrati in maniera professionale e con una cura dei particolari che è una band al secondo album difficilmente ha, mentre voi lo avete fortunatamente. Diciamo che vogliamo evitare di fare delle figure del cavolo e quindi abbiamo una certa età e quel poco che facciamo cerchiamo di farlo bene. Quindi far bene significa dedicare tempo, passione e soprattutto anche denaro. Vorrei dire che per una certa età si intende lui, ci sono elementi come me molto più giovani all'interno. No, io personalmente se faccio uscire una cosa, visto che sono il produttore della cosa, non voglio. Cerchiamo di fare delle cose asciutte, abbastanza giuste, ci muoviamo in un campo che sappiamo che quello che stiamo facendo ha comunque un senso e nient'altro, senza... Poi comunque, ragazzi, senza di voi non andiamo da nessuna parte, nel senso che se io al primo disco mi avessero detto: ragazzi, state bene a casa, perché di roba del genere non l'abbiamo già sentita, cantanti così ci sono già stati, chitarristi così ce ne sono già stati, trovate bene a casa, io probabilmente non facevo neanche il secondo disco. Questo... Sì, è stata una sorpresa, tra l'altro anche comunque le recensioni positive che abbiamo avuto, specialmente nel primo disco, che ci ha dato comunque la forza, la benzina per metterci subito a capofitto sul secondo. Tra l'altro stiamo già a un punto col terzo disco, questa è una piccola anticipazione. In effetti l'ultima domanda che volevo farvi era proprio... Che progetti ci futuri? Sei già passato tu davanti, diretto, perfetto. Sono due cose a cui tengo particolarmente: il terzo disco, perché secondo il mio punto di vista abbiamo una scelta di pezzi vastissima, in preproduzione siamo circa 17-18 pezzi e dobbiamo sceglierne 10 e sarà già difficilissimo. E quindi secondo me sarà un ulteriore passo in avanti. Dopodiché sto facendo una cosa veramente particolare, cioè un concept album che uscirà a seguire con delle sonorità leggermente diverse dai nostri standard, dove
sull'Olocausto, quindi un tema delicatissimo, un tema che dovremmo affrontare con moltissimo tatto, però musicalmente è già finito, è meraviglioso, e lo dico con, non lo so, però secondo me è bellissimo. A questo progetto parteciperà a livello anche compositivo Pier Gonnella e Federico Di Pane. Ci tenevo a dire una cosa, sì, sul terzo album che, sì, comunque uscirà, che è stato un attimo scavalcato da questa news, diciamo, sì, che ha dato Steve, che saremo su sonorità probabilmente anche più, come dire, americane. Siamo usciti un po' dal British. C'è qualche pezzo che tende un po' più sullo stile Whitesnake, più duro, prima maniera, un po' più duro. Sì, ci siamo per paradosso riavvicinati a un genere ancora più, mentre qua siamo stati metal, molto, esatto, ancorati agli anni 80 per tanti versi, qua forse andiamo in radici ancora più antiche, degli anni 70, comunque c'è tanto anni 70 nel disco nuovo che secondo me in chiave sta prendendo forma anche a livello, parlo per me, vocale, perché i pezzi sono già fatti, e sta prendendo delle pieghe interessanti, e vedremo come andrà, ci vuole ancora un po' di lavoro, ma insomma siamo a buon punto, mi sta cazziando perché dice che sono un po' fermo in questi giorni. Cantanti hanno i loro tempi, devono avere ispirazione. Ok ragazzi, vi ringrazio per il tempo che ci avete dedicato, vi lascio l'ultimo per lasciare un messaggio ai lettori di Rock Rebel Magazine, a voi la telecamera. Allora ragazzi, parto io, vi ringrazio se avete seguito l'intervista fino adesso e vi invito ad ascoltare sia Behind the Masquerade che Running Out of Time, trovate tanti video sul canale YouTube nostro, Rockstar Rock Band, giusto Stefano? Rockstar Rock Band. E anche sul canale nostro Facebook, YouTube, trovate tutto ciò che volete, vi invito a, come dire, ad acquistare l'album se volete. E niente, vi ringrazio di cuore se siete stati finora qua e ci vediamo alla prossima. Stefano, non vuoi dire nulla? No, mi unisco al tuo discorso, vi chiedo solo sì, supporto, ascoltateci. E fate girare, anche con un link del video va proprio bene, è già un grande regalo per voi. Grazie. Grazie, ciao ragazzi. Ciao.